Eh sì, è finita la giornata, ragazzi. L'escursione a Teano è finita. Abbiamo fatto circa 14-15 km a camminare a piedi. E questo è tutto. È finita, ragazzi, è finita. Ho cercato di fare tante foto, video, come faccio sempre. Oggi un po' di imprevisti che poi chiaramente era tutto chiuso, allora sono andato al municipio, mi sono fatto dare indicazioni, mi sono fatto aprire i musei. Comunque, la fortuna è andata dalla mia parte. Ho fatto anche i video sotto la cripta della chiesa, foto anche video nel museo archeologico, foto al paese, e Teano è finito. Un mille anni fa da qualche vescovo rinforzato tutto sopra, capito? Sì. Scendi, scendi. Piano piano, che non... Lo so, e ora poi non ci trovo, si indessa scala. Vedi? Ora faccio lì, gira in alto, sono due scalini, questi qua sono due della sovrintendenza di Roma, uno in Palestrina, è nata di Ostia, e l'ho fatto solo fotografia perché stanno a fare un dibattito. Stanno a dibattere proprio Quando risulta? e infatti risale prima di Roma, perché questi due scalini Prima di non Roma, sono, non addirittura. sono di fattura romana. Romana, Quindi vuol infatti. dire che qua sotto già esisteva qualcosa, che gli scalini a strati non li fanno i romani, capito? No, no, A infatti. strati di coppia. Cioè i romani, questi è cisterna romana, però adibita dai romani quando sono arrivati loro, però qua c'è stato già qualcosa. Quindi praticamente questo qua, attende i lattoni, Sì. perché capito, sono C'è molta sorti storia qua sotto. qua. Allora, Moltissima. questo qua, vedi? Sì. Sono rettangolari, quindi praticamente questo è stato fatto mille anni fa, perché praticamente hanno rinforzato sopra. Però queste qua, vedi, questa malta qua. Sembrano condotti a livello di... Queste erano due o forse più di 2000 anni. Sì. Vedi? Ma vecchi proprio. Perché Antica. praticamente questo con la vivere una cisterna. Sì, Allora quando infatti. arrivava il troppo pieno arrivava qua il livello, poi vedi ci stanno, a certi posti ci stanno dei fori, quindi praticamente loro quando c'erano impedito il livello, loro attingevano l'acqua. Poi Sì. un'altra cosa, se vedi in fondo si intravede una specie di croce. Non si vede chiara, netta, là in fondo, proprio di fronte. Sì, si vede. Allora, praticamente, ultimamente stanno studiando praticamente che qua era un ritrovo paleocristiano. Praticamente, quando è arrivato San Davide, i primi cristiani qua già erano arrivati da qualche secolo. E allora loro si dovevano nascondere, perché se Sì. vedono i cristiani, chi perseguito, c'è stata la persecuzione. E allora, praticamente, loro... Siccome i cristiani si trovavano sempre vicino a delle fonti d'acqua pulita per fare i battesimi, e allora si presume che qua stava il ritrovo, si nascondevano per predicare, capito? Quindi San Barra quando è venuto ha tolto di nuovo il paganesimo e ha riconvertito, capito? Quindi perché questo risulta prima di Roma, capito? Perciò tu dimostri che gli scalini. E poi vedi qua come è fatto. Questo è finito, solo questo ci No, sta sta qua. pure sto lato qua perché poi lo porto al giro di perché questo è tutta Infatti non so acqua. cosa. Qua praticamente questo è un pezzo che ha fatto che è ancora intatto. Vedi, c'è solo questo che questo qua è intatto, mi sta proprio qua. Poi capisci, è un pezzo di acquedotto che alimentava, si metteva l'acqua qua e alimentava pure una parte della città. Sì. Capito? Questo è intatto, senza restauro e senza niente. Questo è rimasto così. Infatti se mi stacca di questa tavola, non si può toccare il caso. La sovrintendenza non la fa nulla. O dipende, se finisce capito? E capito? Ti dimostro un livello che ti ho detto io. Perché Sì, da a parte c'è strati, sta quel fatto tutto a strati. tombino che sta là. Praticamente là ci passano le fogne e tu calcoli che le fogne romane tu ci cammini dentro, quindi fatto conto ancora quando si scende, adesso Scendo 4 metri, ancora. 5 metri. Però te l'ho detto, tutto collegato, San Barno, Sedicini e Roma, perché te l'ho detto, la portata è grossa. Poi se vai a un museo di cartacce, dici va, praticamente il museo di cartacce,
perché c'è stato il vescovo precedente a lui, a questo che c'è stato adesso, che è morto, insieme a un sacerdote che sono andati là. E però nel museo di Cartagine c'è stata una mappa, una cartina geografica antica, in cui praticamente Cartagine c'era descritte tutte le città con cui aveva gli scambi commerciali. Ci sta pure Teramo 16. Poi arrivato pure in una città della Grecia. Perciò ci stanno i capitelli corinzi, che poi praticamente lavoravano qua, come stanno scoprendo adesso. Addirittura? Sì, perché quelli copiavano, siccome tenevano schiavi greci e egiziani, e copiavano, e li lavoravano. Tanta storia. Sono Alta di Teano, da qui si vede tutto, Caserta, Napoli, tutto si vede. Se andate più giù, si vede il Matese, piano piano. Dove? Se andate più giù. Siete anche il Matese. Piedimonte Matese. Qua dicono che era una zona strategica per i tedeschi. Così la storia dice. Sì. Anche la cappella qua ci sta. No, no, non vi preoccupate. Eccolo di là, il Matese. Sì, il Bianco Matese, ecco. Sì. Quella la punta più alta, il Matese. Sì. Da qua si vede tutto. Già era una città, secondo Orazio, ma secondo tutti, perché stava l'intera città ancora sottoterra, poi era una città all'epoca di Cesare Augusto, sì. Contava 50.000 abitanti, quindi era la seconda città della Campania dopo Capua, addirittura. E rimase, quando arrivarono i Romani, questo molto ti trova subito dopo della conoscenza, praticamente questa è la balaustra che stava sull'altare. Sì. Questa nel 43 venne bombardata dagli americani che si rifugiarono nei tedeschi, quindi andò tutta distrutta. Il disegno è rimasto uguale, però è andato via tutto. Infatti se hai fatto caso, sono alcune colonne sono lucide, sono state rimesse nel 57 quando hanno finito i lavori. Anche le altre sono quelle che hanno potuto recuperare. E praticamente questo qua, vedi, si pensate di capitelli, praticamente qua ci dovevi passare un tempio sotto dedicato a Iside. Sì. Perciò stanno i due sfingi fuori, che devi sapere che ti hanno pure una colonia a Cartagine. Quindi, e si presume, secondo alcuni archeologi, c'è stata una birra fuori, però non si legge bene perché non è decifrabile. Alcuni ritengono che quelle sfingi stanno là perché praticamente Cesare Augusto vinse contro Antonio una battaglia in Africa. Sì. Siccome Teano qua passava pure la via Adriana, poi era una città importante, le portò in segno di trionfo, diceva che disse che già fatto, come, secondo come, alcuni, come. Però era, perché poi, lì, anche pezzi, qua sono pezzi prima di Roma, durante Roma e poi tutto il Medioevo. E praticamente vedi, i pezzi proprio di rilievo sono questi. Questa pietra rosa qua, che sono dei serpenti,
e i cobra che stanno là, che se lo dimostrano che sicuramente c'è stato un tempo dedicato a Iside. Sotto però, sotto, sotto. Vedi qua ovviamente era tutto così, sì. Sopra, capito? Questo qua è un pezzo pure importante, però è rimasto, che si è andato tutto di sotto, lungo, è già una con la barella, che è importantissimo. Che infatti viene, si vede. Sì. Sono rimasto solo questo pezzo. Vedi? Queste sono altre colonne, che praticamente forse combinava di là. Comunque i pezzi sono tutti importanti, anche se no, ma infatti è molto importante. Medioevo. Poi, ti stavo dicendo, qua siamo sotto il soffitto dell'antica, diciamo, dell'antica basilica. Sì. E qui c'è proprio qua è la stanza dell'epigrafe, praticamente quello che lo sai se le persone importanti si facevano seppellire nelle chiese o si facevano costruire delle cappelle. E qua stanno da prima di Roma, durante Roma, questa è romana, doveva essere qualche tribuno, qualche patrizio romano, che tu devi sapere che qua c'è stato, che facevano parte a quei tempi del Senato di Roma, c'è stato Tiberio e Sempronio, che erano due pezzi grossi senati di Roma, chi era l'Etiano? Da qua si sono spostati. Si spostavano e andavano al Senato di Roma, okay? Sì. Che te l'ho detto, la portata era grossa. Poi vedi, le colonne non sono romane, sono addirittura greche. Greche, infatti, sì. E queste continuerebbero giù, capito? Perché ora faccio vedere perché... Si continua ancora giù, allora, si può... Ora faccio vedere giù, ci si può andare. Poi vedi qua, qua deve essere un altro pezzo di questo, però per problemi che sopra ci sta, vedi, su arcate, sì? Ci sta il palazzo del Vescovo, quindi per problemi di stabilità si sono fermati. Però si presume che sotto si continua. E queste sono mura preromane. Sì. Che facevano da contorno e mura perimetrali della vecchia basilica. Che poi questo qua era, è collegato con tra San Bari, che è il nostro patrono, e i Sidicini e Roma. Perché praticamente devi sapere che questa basilica qua era dedicata a loro, San Bari, siccome veniva dalla Grecia, veniva da Atene. Durante il percorso si fermò. Tu da che lato vieni? Mi viene dalla zona di Capua? No, no. Allora, venendo da Capua, sotto qua, prima di entrare in Teano, c'è sta la basilica proprio di San Barile, che sarebbe il nostro vero, che però era un tempio pagano. Sì. E praticamente là facevano i sacrifici. Ogni tanto davano in basso una vergine a un grosso dragone o un serpente. Dei rituali allora, dei rituali spiriti. Loro, lui si trovò di passaggio, siccome era, era diretto a Roma, questo ti parlo del 300 dopo Cristo, praticamente c'è stato Papa Silvestro I, il terzo Papa, stava a Roma, e praticamente lui si trovò di passaggio, vide che stavano facendo su rituale, intervenne. La leggenda dice che sconfisse questo drago, lo uccise con suo grosso serpente. Per loro fu un sacrilegio. Lo presero, lo rinchiusero, sì, giù all'anfiteatro, lo bevve, non gli fecero niente. Quindi notarono che stavano con qualcuno al di sopra di... E praticamente cominciò a riconvertire e a predicare e a guarire le persone. Le notizie, dato che stavano i romani, perché i romani qua possavano... Ti hanno rimasto colonia romana, però indipendente. Sì. Cioè, non è talmente che era potente. E poi, se vai al museo, ci stanno i monete di un po' di il museo a che ora apre il museo? Dove sta aperto. No, sono passato, stava chiuso. Mi hanno detto verso le 4. Allora, non lo so, di solito la porta sta aperta, ma non so più là. Comunque là vedi tutto, ti scendo ancora loro tutto. E praticamente lo uso già l'anfiteatro, poi l'anfiteatro sta ancora sotto terra con l'intera città. E praticamente i rilievi aerei, l'anfiteatro praticamente una volta e mezza più grande dell'arena di Roma. Addirittura. In quello là che sarebbe portato alla luce con il teatro romano, sì, che poi sarebbe unico in Italia perché è fatta ad arcate. Non ce ne sta nessuno fatto così, eppure è grandissimo, perché può contenere 5.000... E quello là è riportato a 5.000 posti, il teatro, però l'anfiteatro è ancora sotto terra. Chi lo sa? Cioè,
perché hanno fatto i rilevi, capito? Loro sono, e poi la città sta andando, perché tu dico ancora i palazzi che stanno fuori. Hanno fatto uno strato al di sopra per fare altre città. Saranno due o tre livelli, perché sì. Perché ora li mostro qua sotto. Poi qua gli sta dicendo, San Mario fu chiamato da Papa Silvestre, perché vide, lo tenne al colloquio, addirittura gli offrì il papato, sì. Però mi si rifiutò, lo fece santo e gli affidò questa zona qua del territorio. E loro quindi una delle. La prima una la diocesi, che praticamente poi sarebbe la più una delle più antiche d'Italia, quella la notiziamo. E poi se vedi un territorio dei Sidicini arrivava fino a Gaeta e fino ai confini col fiume Liguri. Quindi praticamente fatto un conto come era grande. Però, è immensa. Se vedo su internet questa notizia qua te lo dice. E quindi praticamente la diocesi. Praticamente sai, la chiesa ha rinunciato tutto, tutti i territori che tenevano lo perimento, la dei Cassino, Teano, la diocesi arriva a due paesini che stanno proprio Mignano, non devono proprio i confini con Cassino, quindi è rimasta come territorio. Da qua arriva quasi fino tra Camigliano e Vito Lazio, ci sono due barbastorali cose che appartengono a Teano. Sì. E poi a questo lato qua sta stessa comunque un po' si ridotta. Però in effetti un mandamento è quasi quello. Quindi sulla zona verso Gaeta e quella da Cassino in buono, insomma. Questa adesso continua giù oppure. Sì, ora faccio perché c'è sta giù. Quando stavo dicendo, qua quando arrivarono i barbari a Monte Cassino, i benedettini si sono dovettero scappare. Sì, lo so, li perseguitavano. E allora loro per 30 anni sono stati rifugiati qua. Tu mi sei un museo di. A fianco del museo ci sono dei blocchi grandissimi di bruciati di questo, di un convento, là ci sono sì. Le di Santa Caterina, però sono benedettini pure qui. Sì, sì. Poi c'è una chiesa abbandonata qua, che però è dissacrata, di San Benedetto che era un convento, e se preso quello là dentro ci sono proprio San Benedetto, perché poi qua c'è stata la prima carta. A me mi hanno detto che la tomba di San Benedetto sta proprio a Monte Cassino, là sopra, proprio dove. Sì, però è la chiesa proprio. Ma 30 anni che sono stato qua, c'è il capitato lui che venne qua, infatti qua c'è stata la prima carta in italiano volgare, che poi noi, i nostri antenati in un incendio hanno distrutto, capito? Sì. E loro poi dopo 30 anni, questi anni sono stati a capo, sì. Poi calmate le acque sono tornati a Monte Cassino. E loro in questi 30 anni sono succeduti anche i vescovi benedettini. Sì. Infatti se vai a Monte Cassino vanno molto in piano. Infatti loro me l'hanno consigliato di venire qua. Quindi perciò sono venuto. Faccio detto, rendi conto i livelli della. Un livello della situazione. Sì, si hanno fatto strati su strati, come ho capito. Sì. Sì, sì, sì. Ma proprio scalini proprio. Allora, come faccio di questi mura qua, vedi?